Thank you.
Buongiorno a tutti e benvenuti a Mezzogiorno di Joomla, una serie di incontri in formato webinar che ogni venerdì ci consentiranno di prepararci al rilascio di Joomla 4, la nuova major version del famoso CMS open source, che aspettiamo ormai da tanto tempo. Io sono Luca Marzo, il segretario di Open Source Matters, l'organizzazione che governa il progetto Joomla a livello globale. Questi webinar della serie Mezzogiorno di Joomla ci consentiranno di conoscere le novità, le funzionalità introdotte, così come sfatare quei falsi miti che hanno caratterizzato nel corso degli anni la vita del progetto Joomla. Nell'incontro di oggi parleremo di performance, tant'è che l'abbiamo intitolato Joomla 4, il CMS più veloce di sempre. Siamo tutti consci del fatto che la velocità di apertura e funzionamento di un sito web sia una parte cruciale nella user experience che offriamo ai nostri visitatori. Inoltre, sappiamo bene che il tempo di risposta e di rappresentazione di una pagina influenza anche quello che è il posizionamento sui motori di ricerca. Non voglio sottrarre tempo ai nostri ospiti. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi Marco Biagioni, famoso sviluppatore di estensioni Joomla. Simone Bussoni, digital strategist ed esperto SEO, da sempre attento alle performance. Ciao. Ciao a tutti. E Ciao a Marco tutti. Mangione. E Marco Mangione, esperto di hosting, che si occupa di far funzionare bene Joomla dal 2006. Ciao a tutti. Il format che abbiamo scelto per Mezzogiorno di Joomla non prevede noiose presentazioni frontali, ma sarà una specie di talk show aperto in cui anche voi potete intervenire direttamente con le vostre domande nella chat disponibile sul canale dello streaming su YouTube. Vi ricordo che per postare le vostre domande è necessario accedere con un account Google al vostro, appunto alla pagina di YouTube. Entriamo subito nel webinar di oggi. Uno degli aspetti principali su cui il team di sviluppo di Joomla 4 ha sempre insistito è stato l'alleggerimento della base di codice del core del CMS. Questo può influenzare in modo determinante la velocità di base del CMS? E abbiamo sentito parlare anche dell'integrazione di lazy load. Cosa cambia rispetto alla versione precedente di Joomla? Lo chiediamo a Marco Biagioni, che è uno sviluppatore ben conosciuto. Marco. Sì, ciao a tutti. Certamente con Joomla 4 sicuramente abbiamo un salto generazionale, quindi un miglioramento decisivo in fatto di performance. Grazie anche proprio, come dicevi te, a questa integrazione del lazy load per le immagini, che quindi è diventata ormai una cosa supportata da tutti i browser moderni. Quindi questa nuova funzionalità permetterà già nativamente a livello back-end di Joomla di inserire le immagini in modo trasparente per l'utente e saranno caricate sempre in modalità lazy load. Quindi anche quando andremo ad usare il nostro classico editor non ci accorgeremo di inserire le immagini con questo nuovo attributo che il browser poi riconoscerà e caricherà in modo appunto ritardato, in maniera quindi a tutto vantaggio della prestazione del peso finale della pagina che andremo a caricare da parte del nostro sito. Poi ovviamente Joomla 4 ha anche molte altre novità che vedremo poi nel corso del webinar, quindi anche a livello di codice PHP che è stato finalmente riscritto utilizzando un PHP moderno, quindi basato sui namespace. Quindi tutte le classi e le chiamate a funzione, quindi anche per gli sviluppatori come me, insomma, è stato un passo generazionale veramente decisivo, insomma. Quindi si è rimosso tutto il codice legacy, tutto il codice obsoleto, lo stesso per quanto riguarda JavaScript lato client, che adesso è tutto basato sui web components e su JavaScript vanilla cosiddetta, no? Perché abbiamo rimosso le dipendenze da framework e librerie di terze parti, quali ad esempio jQuery. Quindi insomma Joomla 4 si pone effettivamente come quanto di più moderno come architettura veramente impeccabile, insomma, si possa chiedere al giorno d'oggi per un CMS. Sicuramente un altro pianeta rispetto a WordPress, che è sempre stato, insomma, basato su un codice PHP un po' più
più classico, più procedurale, quindi forse si è anche rinnovato meno, ha avuto meno salti, meno major release, diciamo, un po' che rompevano con il passato. È sempre stata un'evoluzione più graduale rispetto a Joomla, forse. Simone, vuoi aggiungere qualcosa sull'Esilord? Ah sì, beh, giusto un attimo anche per spiegare a chi magari non è super pronto su questa tecnologia. Beh, come già anticipato Marco, ovviamente permetterà, sarà incluso nativamente in Joomla e permetterà comunque di avere queste immagini che si caricano nel momento giusto, perché l'Esilord questo fa di fatto, permette di caricare i vari asset di un sito, di una pagina, l'immagine, un video, un iframe, altri elementi, solo quando questi compaiono effettivamente nel viewport, quindi nella finestra con cui stiamo guardando questa pagina, questo sito. Lo stesso vale per uno smartphone, solo al momento dello scrolling in cui comparirà il pezzo di quella pagina lì. Il Lazy Load permetterà di caricare gli asset, l'immagine, quello che vogliamo in quel momento. In Joomla adesso, in Joomla 4, è stato integrato infatti quindi il Lazy Load per le immagini. Poi, a livello tecnologico, si sta lavorando molto anche su altre tipologie di Lazy Load, ad esempio anche grazie a plugin come quello di Marco. C'è la possibilità di caricare altre parti di sito nel momento giusto, ad esempio gli iframe. Gli iframe fanno richieste e quindi esterne caricano peso sulla pagina, quindi è bene caricarle solo quando compaiono effettivamente nella nostra finestra. Poi io guardo sempre al futuro perché ho visto che ci sono alcuni dev su Joomla che stanno lavorando su varie tecnologie simili al Lazy Load, tra cui il deferimento di script o il preloading. E quindi in futuro ci si potrebbero aspettare tecnologie tipo il Critical CSS che permette di caricare solo pezzi di CSS utili a quella parte di pagina che stiamo vedendo e poi dinamicamente ricostruire la pagina mentre stiamo navigando. Questo consentirebbe velocità di apertura istantanee, pochissimi dati trasferiti. E praticamente è una tecnologia nuovissima e speriamo venga implementata. Ad oggi, già con il Lazy Load, già con anche la riscrittura del template di front-end che verrà incluso in Joomla 4, Cassiopeia, sono state usate tante tecnologie per aumentare la velocità, ad esempio facendo caricare CSS o JavaScript al momento giusto, permettendo di non avere quel blocco di rendering delle pagine tipico dei siti lenti o dei siti strapieni di JavaScript in pratica. No, Quindi anche solo il fatto di non avere più versioni di jQuery che vengono caricate ah, contemporaneamente. certo. Sì, infatti uno dei problemi che vengono risolti o con un attento lavoro sul template o con plugin di vario genere che ci vengono in aiuto, sarà quello di limitare tutti questi micro framework JavaScript CSS che vengono caricati ogni volta. Joomla 4 ha lasciato da parte finalmente jQuery e quindi non serve caricare un carro armato per fare delle piccole operazioni grafiche di front-end, per dire. Quindi è un grande passo avanti, ovviamente i developer devono un attimino adeguarsi. Ma non è nulla di difficile, diciamo. Grazie Simone. Di nulla. Abbiamo già introdotto Bootstrap 5 e una notizia recentissima di qualche giorno fa, l'adozione di Bootstrap 5 in luogo della versione 4 all'interno di Joomla 4. È una decisione che ha suscitato qualche mal di pancia, qualche malcontento, tanti messaggi di approvazione, tanti messaggi di supporto per la scelta eseguita. Dicevi, già Simone stavi iniziando a dire che l'adozione di Bootstrap 5 potrebbe dare dei grandi vantaggi in termini di performance. Sì, Giusto?
È così, perché di fatto, allora io quando ho visto la proposta all'interno dell'area di sviluppo di Joomla 4, del Bootstrap 5, l'ho subito caldeggiata, perché è vero, non sono specificamente un developer esperto, però sono uno di quegli utenti, quindi chi usa il CMS per costruire siti web performanti per i clienti. Quindi cosa succede? Che ho la necessità di dare in mano a chi lavora con me e per me uno strumento che sia funzionante, che sia ben funzionante. E con Bootstrap 5 praticamente perdiamo jQuery, usiamo JavaScript, quello puro, pulito, quindi il vanilla. E quindi cosa abbiamo? Avremo la possibilità sia da back-end, sia da front-end, quindi con il template che gli utenti che navigano il sito vedono, di non dover caricare tanta roba in più, tra cui tutto il pacchettone di jQuery. In più ci sono altri pro legati al Bootstrap 5. Ad esempio, non servono più quei font precaricati tipo FontAwesome o altro per creare le iconcine, magari che usiamo nell'interfacce, perché Bootstrap 5 avrà di suo una libreria in SVG di queste icone, quindi asset vettoriali leggerissimi e modernissimi, e quindi anche dal lato grafico potremo gestire meglio i template senza dover richiamare librerie esterne, che è quello il male alla fine. Poi altre caratteristiche impattanti di Bootstrap 5 sicuramente è il fatto che di per sé è meno complesso, perché viene tolto tutta quella retrocompatibilità che c'era prima per farlo supportare anche da browser obsoleti come Internet Explorer 11, 10 e via dicendo. Questo è un pro di fatto, perché consentirà di lavorare anche in modo uniforme. Anche i developer stessi, i front-end developer, non dovranno più perdere tempo, aggiungere righe inutili di codice per retrocompatibilità con browser così vecchi, di fatto. Simone, aggiungo una domanda che viene dalla chat, no? Dai commenti dei nostri spettatori. Chiedono, ed è un commento basato sull'esperienza accumulata nel corso degli anni, se l'adozione di Bootstrap 5 equivale, diciamo, all'introduzione di Bootstrap 5 così come viene rilasciato dal produttore, o se vengono riscritte delle classi così come era stato. Per esempio nel caso di Joomla 3, che Joomla aveva appunto Da implementato una suo. propria versione della libreria. Allora, da quello che stavo vedendo, qualcosina potrebbe essere stato ritoccato, ma credo solo adesso in fase di inserimento, perché appunto è una cosa freschissima, cioè è stato un cambio così radicale e ottenuto in brevissimo tempo, parliamo di qualche settimana neanche. In teoria l'idea è quello di richiamare di usare un Bootstrap 5 il più puro possibile, appunto per fare in modo che Joomla non vada a bloccare l'evoluzione stessa del framework inserito. Poi, ovviamente, piccolo appunto, è un framework che viene messo a disposizione, non si è obbligati ad usarlo, viene usato per forza di cose nel back-end, perché c'è un template creato da Joomla per l'uso di Joomla, ma front-end nessuno vi obbliga a usare Bootstrap 5. Se lo usate, avete lo strumento pronto, moderno, perché è ad oggi in beta Bootstrap 5, quindi con l'uscita di Joomla 4 vuol dire che andremo avanti molti anni per poterlo usare, rispetto a quello che è successo con l'altra versione di Bootstrap, che praticamente è stata deprecata in pochissimo tempo. E poi ovviamente uno può fare un template senza nessun framework, pulito, custom, leggero, come vuole, non è un problema. Sì, tra l'altro voglio dire, Bootstrap 5 la fa da padrone nella parte back-end, ma poi nel front-end si può usare qualunque tipo di framework, ma anche
si può lavorare in maniera frameworkless, ci Sì. sono già dei template con Tailwind, per esempio, quindi Esatto. si può usare quello che si vuole. Volevo chiedere il parere di Marco Biagioni relativamente ai mal di pancia che ci sono stati sull'adozione di Bootstrap 5. Lui ha una vasta gamma di estensioni, plugin, componenti, prodotti per Joomla e sicuramente dover riconvertire alle porte, diciamo, della fase release candidate della versione 4 tutte le estensioni, qualche pensiero gliel'avrà dato. Cosa ne pensi, Marco? Allora, intanto Come finisco il discorso che stava facendo prima Simone in merito alla domanda. Praticamente il discorso di Bootstrap 5 sicuramente nel back-end è stato un pochino modificato, perché in pratica poi è stato integrato nel template album, che è quello insomma di default del back-end, però se uno vuole utilizzarselo poi nel front-end, c'è la possibilità di caricarsi il CSS puro come viene proprio distribuito dal progetto Bootstrap, e quindi lì non c'è nessun tipo di modifica a livello di, diciamo, di codice. Per il discorso delle estensioni, sinceramente, secondo me è stata un po' allargata tutto questo dramma derivato dal passaggio dalla 4.5 alla 5, perché poi effettivamente sì, ci sono delle differenze abbastanza sostanziali, però diciamo a livello di codice io sono riuscito ad aggiornarla abbastanza velocemente, insomma nel giro di una settimana ti dico, le mie estensioni le ho riscritte tutte, e anzi potevo anche magari evitare di riscrivere certe parti, ma ho preferito riscrivere per togliere definitivamente la dipendenza con jQuery. E a questo punto utilizzando proprio codice JavaScript puro e quindi Bootstrap 5 in maniera proprio nativa, senza un accoppiamento con jQuery. Ti dico, ha suscitato del mal di pancia, ad esempio lo sviluppatore di Akiva, che non l'ha preso molto bene, ha fatto un po' di polemiche, secondo me non giustificate, dico la verità, perché non mi sembrava Retaggi il del caso. passato. Non mi sembrava il caso, però vabbè. Cioè, era poi alla fine questione di mettersi lì e aggiornare un po' il codice, ti dico, però Nessun sicuramente la scelta di cambiamento. includere Bootstrap 5 è stata azzeccata, perché nel lungo periodo pagherà sicuramente. Anche se effettivamente eravamo arrivati a un punto dalla beta 6 che cioè eravamo alla fase terminale delle beta, quindi probabilmente è stato quello che ha suscitato un po' di polemiche, perché fossimo stati in una fase alfa, sicuramente nessuno avrebbe detto niente. A ridosso di una RC probabilmente hanno detto, ma io le estensioni le ho già pronte, adesso che fate? Mi obbligate a riscriverle tutte. Poi in realtà, cioè, si trattava di aggiornare un po' il CSS, un po' il JavaScript, cioè non è che si chiedeva la luna. Poi chiaramente, ora non so se ci sono degli sviluppatori che hanno delle estensioni proprio veramente basate su Bootstrap e quindi anche più complesse, quello non lo so, magari andrebbe visto caso per caso. Però sicuramente, secondo me, era una scelta obbligata che Joomla 4 dovesse migrare a Bootstrap 5. A questo punto era obbligato, cioè non c'era, a costa anche di ritardare l'uscita di un mese, non lo so. Cioè ormai della serie abbiamo aspettato tanto, conviene aspettare un mese in più, però avere uno strumento veramente perfetto, cioè anche perché poi probabilmente sarà il primo CMS al mondo a integrare nativamente Bootstrap 5 a questo punto, quindi cioè, ho già detto tutto, Simone? no? No, Simone, vai che sono infatti, imbarazzata. volevo dire che in una gestione di un progetto di sviluppo effettivamente può fare dei bei mal di pancia vedersi arrivare una cosa del genere. C'è da dire che però, sempre in un processo di sviluppo, bisogna essere consapevoli di quello che chiede il mercato. Se io arrivo a Esatto. gennaio 2021 con un prodotto che non rispetta più la richiesta di mercato, perché il No, mercato esce con il chiede, prodotto vecchio alla fine. esci con un Anche prodotto vecchio e quindi non allora avrai nessuno perché? strumento
Esatto, non hai nessuno strumento per vendere, tra virgolette, far acquisire, nel caso di Joomla, il tuo prodotto ad un mercato più ampio. Il mercato più ampio di Aspettare anni Joomla. per avere Joomla 4 e poi arrivare lì e uscire con una cosa già Esatto. vecchia non avrebbe senso. Quindi penso Sì, che ma l'agenzia no. scusate, mi Esatto, sono intrometto, web ma agency tra l'altro. che volevano un prodotto molto moderno. Alcuni developer che invece volevano stare un po' più sul sicuro. In questo caso vince chi fa il salto in avanti più lungo. Certo. Ma tra Marco? l'altro, soprattutto facendo la cosa giusta, no? Qu quante volte quando si parla di sviluppo ci sediamo a un tavolo, no? E ci diciamo tutti la cosa giusta da fare, poi ci si alza e si fa quella più veloce, non quella più giusta, no? Quindi sicuramente la scelta più veloce era quella di uscire con Bootstrap 4, però era la scelta giusta? Molto probabilmente no, perché quella giusta è sempre quella facile da identificare, perché quella più complessa, quella più difficile, no? Quella che porta delle scelte più articolate, però è quella che sul lungo termine ci premierà, l'avete detto Eh sì. tutti, saremo a posto per un bel po' di anni, no? Volevo proprio aggiungere, Scusate. a proposito di questo, volevo proprio aggiungere che la discussione anche agli alti livelli dentro la produzione di Joomla è stata proprio questa. Joomla ci ha abituato a dei rilasci di LTS, quindi di versioni stabili per lungo tempo, non accelerare inutilmente i cicli di sviluppo per rilasciare la versione 4, 5, 6, 7, 8. Quindi abbiamo pensato di fare questa mossa adesso del Bootstrap 5, allungando di una versione la fase beta che era arrivata al termine con la beta 6 e rilasciando la beta 7. Piuttosto che dover introdurre un compatibility break all'interno di una versione minor, che andrebbe tipo la 4.1, per esempio, che andrebbe a creare dei problemi dal punto di vista Lì della veramente security ti interrompo un attimo, scusa, lì veramente sarebbe stata una cosa non gestibile, ti versioning. dico la Esatto. verità, perché per uno sviluppatore avere un'estensione che funziona sulla 4.0 ma non funziona più sulla 4.1 sarebbe veramente stata una cosa ingestibile. Poi eri vincolato a Che è tenere quello Joomla che capita con gente 4 fino al ricinverse. 2005, cioè la scelta poi era quella. Esatto, avrebbe accelerato questo tipo di scelta, quindi uscire velocemente con la 4 questo mese o il mese prossimo, avrebbe praticamente avrebbe dato una vita molto breve alla versione 4, perché poi saremmo dovuti andare sulla versione 5 per aggiornare a Bootstrap 5, mentre in questo modo ci allunghiamo di qualche settimana, ma sicuramente andiamo ad avere un prodotto che ha un tempo di vita lungo, non dico 8 anni come la versione 3 che è in giro dal 2012, ma comunque un tempo di stabilità abbastanza lungo. Che è Joomla quello non che gli ha. sviluppatori chiedono, eh? Cioè, stabilità, perché non possono ogni 2x3 stare ad aggiornare le proprie Esatto, applicazioni. E in non questo sono i Joomla, gli ha dato molta stabilità. Esatto. Per quanto riguarda la migrazione, vedo che ci stanno arrivando molte domande sulla migrazione dalla 3 alla 4. Faremmo un webinar apposito per affrontare il discorso. Ci sarà la versione ponte, ci saranno una serie di controlli, ne parleremo in maniera più approfondita. Oggi ci concentriamo sulla parte di performance. Per tornare in tema, volevo chiedere sempre a Simone, con Bootstrap 5, potremmo avere dei template o dei template framework più snelli e veloci rispetto a quelli che abbiamo adesso, magari perché viene eliminata la parte jQuery? Eh sì, secondo me questo è anche un grandissimo aiuto per chi vorrà produrre nuovi plugin, componenti quali determinati page builder, template framework e chi appunto vuole sviluppare template ex novo. È vero, si potranno fare delle migrazioni, però adesso chiunque voglia rilasciare un nuovo template parte nativamente con un Bootstrap 5, così hai anche un po' la pappa pronta, ovviamente. E sicuramente meno JavaScript, meno CSS, perché poi ovviamente
Bootstrap 5 ha anche un tipo di compilazione del CSS diverso dai precedenti, molto più efficace, molto più performante. E ovviamente il JavaScript standard è molto meglio digerito dai browser, quindi cosa succede? Ok, il peso, ma uno dei problemi della lentezza delle pagine nei browser sono appunto quel tempo di elaborazione della CPU del nostro computer, del nostro smartphone, per elaborare tutto questo JavaScript, che è un dato non di poco conto. E quindi avere un JavaScript molto più snello, ridotto, standard all'interno di Bootstrap 5 consentirà proprio di avere anche dei template, quasi come a dire, più ecologici, consumano meno energia durante il rendering, perché la CPU Ah, ci lavora vorrebbe un eco meno. bonus per i siti. Esatto. Già qualcosina si sta facendo perché ci sono dei calcolatori che vi fanno vedere un sito con la modalità dark, quanta energia potrebbe far risparmiare sugli schermi OLED, ad esempio. Però, insomma, giusto per andare nel. No, comunque anche un page builder costruito e che genera codice Bootstrap 5, quindi che usa le classi, che usa tutti i moduli di Bootstrap 5, sicuramente dovrebbe dare una mano sia nella lavorazione real time dei blocchi tipici dei page builder, sia poi nel codice più pulito, più snello generato per mostrare la pagina. A livello anche di conversione poi di template attualmente sviluppati col 3 o con la 4, non dovrebbe essere così complicato migrare alla 5 se uno ha un progetto settato bene, vai a fare un trova e sostituisci nel 90% dei casi. Poi la mancanza di retrocompatibilità. Non sentiamo più. Simone, non ci sentiamo più. Luca, vai avanti con la prossima domanda, mentre Sì, recuperiamo andiamo Simone. avanti. Rispondo a una domanda nel frattempo che Simone si ricolleghi. Ci sono? Si era Eccoci, bloccato un attimo. eccolo. Dai, riprendi tu, anzi, rispondo alla domanda, poi riprendi tu. Indicativamente, tra quanto la prima release 4 stabile? Joomla 4 era attesa per la fine del primo trimestre 2021, quindi fine marzo. Suppongo che con il passaggio a Bootstrap 5 potrebbe esserci qualche settimana di shift. Comunque, diciamo che il periodo pasquale dovrebbe essere quello in cui arriverà la versione 4.0 stabile. Simone, continua quello che stavi dicendo. Faremo un webinar, allora Joomla, alzati e cammina. Sì. No, volevo solo chiudere la storia dei template page builder Bootstrap 5 con una cosa particolare. Praticamente ad oggi abbiamo un Joomla che di base magari usa poi dei template con un Bootstrap vecchio. Arriva chi usa il page builder che per fare figo il page builder giustamente usa del codice magari Bootstrap 4, l'ultimo che c'è, e ci ritroviamo dei template che hanno delle parti fisse fatte col Bootstrap 3 o 2 e delle parti generate dal page builder fatte con il Bootstrap 4. Quindi ci troviamo caricate due versioni di Fountain, due versioni di jQuery, due versioni di JavaScript per il Bootstrap mobile e statico. Quindi un mappazzone pauroso. Invece partendo template di base, page builder, qualsiasi altro plugin su Bootstrap 5, se tutti usano la stessa tecnologia, un unico caricamento di framework e abbiamo il front-end completo. Quindi stai dicendo attenzione al template che utilizzate o dove lo prendete, no? E a volte risparmiare quei 5-10 euro, 50 euro per un template possono fare la differenza. Eh sì. Ok, allora procediamo tornando invece sul tema delle performance. Un giro di opinioni e consigli, le regole d'oro per velocizzare e mantenere veloci i siti Joomla. Io
Avrei un'idea, cioè la mia idea è quella di mantenere solo le estensioni necessarie, disinstallare tutto ciò che non serve e quindi adesso passo la palla a voi, una, due regole ciascuno, partiamo da Biagioni. Ma sì, sicuramente quello che hai detto te è giusto, perché poi alla fine più estensioni abbiamo e più rischiamo di caricare delle risorse, degli assets che poi o non ci servono, o sono duplicati o sono pesi, e quindi questa sicuramente è una delle regole d'oro, come poi già accennavo anche prima Simone. A volte vediamo siti che veramente hanno due versioni magari di Bootstrap, script ripetuti, che magari entrano anche in conflitto e quindi oltre al peso poi si creano anche altre problematiche. Quindi sicuramente sì, quello, tenere Joomla più leggero possibile è una delle regole d'oro. Poi io potrei aggiungerne due, che sicuramente, cioè sempre lo stesso discorso, limitare la quantità di script, CSS e font, soprattutto anche, come diceva Simone, ad esempio avere gli SVG è molto meglio che andarsi a caricare dei font interi, specialmente anche dall'esterno, perché sono molto pesi, quindi quelle sono cose che rallentano molto la pagina e quindi penalizzano molto le performance. E poi sicuramente abbinare un sistema di page caching, che poi tra l'altro è già nativo in Joomla, quindi non dobbiamo neanche fare niente, perché è già tutto lì, anzi, Joomla, tanto di cappella, un sistema di caching molto fatto bene, molto avanzato, quindi usiamolo, attiviamolo. E da quello che ho potuto vedere io, insomma, soprattutto con gli ultimi aggiornamenti delle metriche di Lighthouse, sicuramente il discorso dell'utilizzo della CPU, specialmente sui dispositivi mobili, rappresenta proprio un fattore molto importante e che ha molto peso, insomma, nel raggiungimento di un buon punteggio. Pertanto, sì, appunto, tenere bassa la quantità veramente di script e quindi la richiesta di calcolo alla CPU del dispositivo mobile. Quanto più la pagina sarà semplice, quanto prima il dispositivo mobile sarà in grado di elaborarla e mostrarla all'utente. Quindi evitare risorse bloccanti. E soprattutto il discorso del server, quindi la velocità, e eventualmente il page caching aiuta anche a quello, perché va a sollevare il server da tutto il calcolo del PHP, quindi ad ogni richiesta si evita di rielaborare la pagina ex novo. Quindi queste sono due regole sicuramente fondamentali. Simone? Beh, allora secondo me, mettendomi a monte, quindi dovendo dirigere anche la creazione, la progettazione di un sito web, sicuramente la prima regola di tutto è proprio la strategia di progettazione di un sito web, partendo anche dal template di front-end. Quindi io sono un cultore dei template custom, nel senso facciamoci i nostri template con solo quello che serve per il nostro sito. E questo ci consente di appunto staccarci dai framework, che comunque sono cose in più, che aiutano per carità, però sono comunque cose in più. E quindi una buona progettazione di un sito, anche delle aree, dei contenuti, ci consente di ottenere un sito più leggero, privo di vezzi o di cose che non servono. Di default si tenta di limitare JavaScript, limitare jQuery, limitare introduzione eccessiva di font e tutto questo, insomma. Invece l'altra cosa che me ne accorgo appunto perché andiamo a gestire la produzione dei contenuti all'interno del sito web è appunto gestire bene il contenuto stesso. Un'immagine troppo pesante, una pagina troppo ricca di video. Una sezione del sito non ben gestita andrà a generare delle pagine pesantissime, basta poco per sbagliare. Quindi, ad esempio, vedo spesso siti che hanno magari l'home page con la bellissima immagine di apertura, vai a vedere, pesa un mega, che è una cosa assurda. Esistono algoritmi di compressione, esistono plugin, esistono mille modi per ottenere anche della leggerezza dai contenuti del sito.
Poi, giustamente, per dare un colpo di grazia, abbiamo i nostri bei plugin come quello di Marco, che permette di gestire anche il ridimensionamento, la compressione delle immagini al volo, senza dovercene preoccupare noi, e quindi tenere sempre molto basso il peso in kilobyte, in megabyte della pagina. Di conseguenza, abbiamo delle pagine che si caricano molto più velocemente. Marco, le tue regole d'oro? Allora, io è dal 2008 che elargisco regole d'oro per tenere veloci i siti Joomla, quindi dai primi Joomla Day che facevamo in Italia. Allora, sono fondamentalmente sempre le stesse. Vedo persone che vogliono un sito veloce, ma ci chiamano e questo sito ce l'hanno ospitato in America, dove abbiamo già di base 0,2 secondi di latenza tra l'Italia e l'America. Quindi, dove Google ci chiede. Tenete i response time il più bassi possibile, nell'intorno appunto dei 0,2 secondi, ecco che avere un sito ospitato all'estero, ancor peggio oltreoceano, è assolutamente dannoso per quello che riguarda le performance. Quindi, se avete visitatori italiani, ospitate il sito su dei server che stanno in Italia. Non basta averli in Italia questi server, ma devono anche essere poco affollati e devono potervi dare le risorse di cui avete bisogno, perché oggi avete 10 visite, domani avete 100, 200, 400 contemporanee. Vedo tutti i giorni blog fatti con Joomla che crescono, specialmente in questo periodo, e arrivano ad avere dei numeri importanti. Quindi, se il server non gli sta dietro, non gli dà le giuste risorse, non c'è un layer di cache sul server che permette di sfruttare cache nativa di Joomla, allora state già fallendo in anticipo. Quindi queste fondamentalmente sono le mie regole d'oro. Ok, grazie Marco. Sui vari CMS leggevo anche nei commenti che stanno arrivando nella live e le domande, vi ricordo che le gestiremo negli ultimi 10 minuti del nostro tempo. Nei vari CMS, sono molto in voga, una serie di estensioni, dei plugin che promettono di velocizzare il sito. Vedevo nella chat menzionato JCH Optimizer. Joomla dispone già di un sistema di gestione della cache integrato nel core, ma volevo chiedere ai nostri ospiti, l'utilizzo di questi plugin opportunamente scelti e configurati porta dei benefici? Cosa fanno questi plugin? A cosa servono? Busoni, inizi tu. Allora, prima cosa distinguerei il tipo di plugin, perché appunto quelli per Joomla tipicamente sono degli optimizer, ossia gestiscono praticamente le risorse della pagina riducendone il peso. Uno di questi appunto è JSpeed, l'altro può essere JCH. Quindi quello che si cerca di fare con gli optimizer è appunto ridurre quello che viene caricato in vari modi, anche organizzando l'ordinamento di caricamento degli asset, dei file, JavaScript, CSS e tutto il resto. Gli altri plugin invece che con Joomla ce ne sono meno, ce ne sono alcuni, però alla fine vanno a replicare qualcosa che fa già Joomla, sono appunto i plugin di cache, quelli che vanno a generare, a creare delle vere e proprie cache che il server può utilizzare per restituire velocemente la pagina all'utente. Joomla di per sé ha un sistema di cache standard che è quello che va a velocizzare proprio le richieste dei file PHP, va a gestire la cache delle queries al database, quindi è una cache più di alto livello. Poi, se noi abilitiamo il plugin che c'è in Joomla, quello della page cache, effettivamente lì andiamo a generare una pagina statica, come fosse HTML puro, che verrà caricato dal browser dell'utente. Questa è la page cache di Joomla che consente di avere i caricamenti istantanei delle pagine.
mentre la cache standard di Joomla, quella che attiviamo da configurazione globale, che è presente in due livelli, è quella che ci consente comunque di gestire questa cache PHP più che altro in modo intelligente. Infatti poi possiamo regolare anche il caching del singolo modulo, del blocco del menu, di un plugin, di un componente. Quindi c'è questa differenza. In Joomla i plugin di page cache esterni ce ne sono un paio, però non sono, cioè li si possono usare per fare il cosiddetto warming delle cache in Joomla, quindi creare un blocco di pagine statiche per poi darle in pasto ai browser, ma non sono così efficaci come può sembrare. Mentre invece gli optimizer vengono tantissimo in aiuto, perché il lavoro richiesto manualmente per gestire l'ottimizzazione di tutti i script, CSS e quant'altro, sarebbe veramente, richiederebbe tante ore piuttosto che usare un plugin in pratica. Ok, una delle domande era la differenza dei vari sistemi di cache di Joomla, quindi tra la moderata e la multipla progressiva. Bella, allora, tipicamente noi usiamo quella appunto moderata, perché è quella col maggior rapporto utilità-prestazioni. La progressiva rischia di fare veramente cache di cose che poi vanno a danneggiare l'esperienza utente di alcuni utenti in alcuni siti, quando ad esempio le pagine vengono praticamente un po' gestite a seconda dell'utente che entra. Quindi, chiaramente c'è da ricordare che in Joomla si può gestire la cache sulle singole parti, quindi per esempio sui moduli che possono essere diciamo esclusi dalla messa in cache. Infatti va gestita questa cosa, perché altrimenti, magari le breadcrumbs, se uno naviga le pagine restano quelle, quindi ci sono questi piccoli accorgimenti che giustamente se qualcuno sta facendo ottimizzazione deve conoscere. Certo. Marco Mangione, volevi aggiungere qualcosa a riguardo? Sì, beh, intanto quello che ha detto Simone è assolutamente corretto, c'è tanta confusione in giro, ho sentito anche recentemente in altre live dove si parlava di plugin di cache generici, anche parlando di JSpeed sviluppato da Marco. Ci sono i plugin di cache e ci sono i plugin di ottimizzazione. JSpeed è un ottimo prodotto italiano sviluppato in Italia che funziona veramente bene, fa ottimizzazione, quindi va a risolvere tutti quegli errori, quelle cose che non sono state ottimizzate a livello di codice, e quindi produce una versione del codice più ottimizzata. Poi c'è la cache, che Joomla, ad esempio, rispetto anche a WordPress, dove per fare cache bisogna per forza installare qualcosa, Joomla funziona molto bene già nativamente, quindi permette di fare cache query verso il database e anche quindi generare le pagine statiche, che questa è un'attività molto importante, perché queste pagine vengono servite direttamente dal layer di cache dell'hosting provider a cui ci stiamo rivolgendo, quindi con dei tempi di caricamento che sono molto più veloci rispetto a dover richiamare il PHP e richiamare il database. In host abbiamo poi un plugin che diamo ai nostri clienti, che una volta installato permette proprio di lavorare insieme alla cache di Joomla, servire i file statici tramite il nostro layer di cache, ma soprattutto comunicando con Joomla aggiorna la cache, quindi fa un purge della cache in modo puntuale quando viene cambiato un articolo, quando viene modificato un menu e via discorrendo. Quindi all'utente finale, al visitatore, eroghiamo sempre il contenuto più fresco disponibile. Ok, allora, visto che siamo andati un po' lunghi nella prima parte, vi chiedo di essere un po' più stringati nelle risposte alle domande successive. A proposito di plugin, Biagioni abbiamo detto che ha sviluppato il plugin apposito che si chiama JSpeed. E in cosa differisce magari da JCH Optimizer che abbiamo menzionato prima, Marco? Allora, il plugin che ho sviluppato io praticamente si pone un po' come un tool abbastanza completo, che
cerca insomma di colmare tutte le lacune che ci sono nelle pagine standard, come già prima accennava Marco, e quindi fornire un codice più ottimizzato, più pulito, e quindi comprende un po' tutte le funzioni che servono, tranne che chiaramente il discorso della cache, che è già nativo nel codice Joomla, e anzi, lì si va ad integrare con un sistema che appunto permette di avere pagine ottimizzate e cacheate che però non vadano a collidere insieme, perché se poi avessimo, diciamo, un page caching incondizionato, non sarebbe nemmeno possibile applicare le varie ottimizzazioni. Quindi ottimizzazione a livello di codice JavaScript, CSS e HTML si va quindi a minificare, formare un file unico o magari due soli file a partire da un insieme più grande di file, quindi si riducono le richieste HTTP e soprattutto si va a ritardare il loro caricamento. Quindi ci sono una serie di varie tecniche di preload, di defer, appunto cosiddette, per evitare di avere risorse bloccanti a livello di browser, quindi che vanno a bloccare la pagina nel momento in cui viene caricata. Poi, No. specialmente la funzione di ottimizzazione delle immagini, quindi di conversione automatica nel formato WebP, che è il formato, diciamo, leggero per il web. Quindi in maniera trasparente le immagini vengono già ricampionate e convertite in questo formato, quindi a partire da JPEG, PNG, che magari sono molto pese, è possibile anche creare dei sorset automaticamente. Questo grazie all'idea che mi ha fornito Simone. Ne mandiamo il credit a lui. Ho introdotto anche questa funzionalità, che quindi è molto utile per i dispositivi mobili, perché permette proprio di, diciamo, mostrare l'immagine più appropriata in base alla risoluzione del device. E questo migliorerà anche poi i punteggi che sono attribuiti da Google E quando. questo sì, chiaramente poi ha tutto, diciamo, tutto vantaggio del punteggio finale che poi Google Sì. assegnerà alle nostre pagine, chiaramente. Perché come stavo dicendo prima, di solito quando un sito è lento, poi si accusa di solito il server è lento, quando il Il tool ci principale restituisce. colpevole di solito è sempre il server, no? Maledetti sviluppatori. Marco, vuoi aggiungere qualcosa su questo tema, su server Sì, lento? che sì. Allora, sfatiamo il mito. I server sono lenti, ok? Quindi ci sono server che a volte rispondono lentamente, altri no. Come possiamo capire quando effettivamente è un problema di server? Perché è inutile, non siamo infallibili, anche noi a volte abbiamo dei server che rispondono più lentamente, ok? Però, a differenza magari di altri nostri colleghi del settore, che cosa facciamo? Noi misuriamo il tempo di risposta di ogni singolo sito web che ospitiamo, ok? Quindi il response time del sito, quindi dell'applicazione, ok? Con l'applicazione installata del cliente. Poi per ogni dominio che cosa misuriamo ancora? Misuriamo il response time del suo spazio di hosting. Fatto come? Con una pagina PHP, ok? Quindi in questo modo misuriamo sia il tempo di risposta del web server, del PHP, e facciamo un paio di query, ok? Di lettura e scrittura. In questo modo misuriamo tutto lo stack, che eroghiamo al nostro cliente. Misurando queste due cose, se il grafico della baseline, diciamo, del servizio è stabile e c'è un picco in su sul grafico della misurazione dell'applicazione, ecco che il problema è lì. Se invece salgono tutti e due i grafici, vuol dire che anche lo spazio web, il server che sta ospitando l'applicazione Joomla del cliente, è lento, ha un problema, magari un collo bottiglia di risorse o problema di altra natura. Ok? Quindi è importante misurare la cosa giusta per capire dov'è il problema. Grazie. Alla fine quello che facciamo. Abbiamo perso Simone. Simone? Giuro L'abbiamo che non l'ho perso. buttato giù io, eh? Vai, andiamo avanti, poi Sì, quando arriva. andiamo avanti. Eccolo qua. Eccolo, È caduto. dicevi?
No, dicevo che alla fine quello che facciamo anche noi come web agency, quando scegliamo degli hosting, andiamo effettivamente a testare le loro prestazioni con qualche script, con qualche strumento, appunto perché a volte ci sono le grandi promesse, poi alla fine si trovano che sono hosting che vengono strozzati lato software, no? E quindi il sito poi non va. Quindi uno va proprio a fare un test, come fanno i nostri, con un file che genera uno script e ci dà una misurazione dello stato fisico dell'hosting, un po' come quando facciamo i benchmark sui nostri PC per la grafica o per le scritture, certo, del guarda. Disco. Stessa cosa. Grazie. Quindi lo facciamo ogni minuto per tutti i siti che ospitiamo, quindi è una cosa importante. Gli strumenti che abbiamo anche nominato prima, no? Google Lighthouse, mi viene in mente GTmetrix, Pingdom, Speed, restituiscono una sbrodolata di parametri, di dati sulle prestazioni di ciascun sito che viene sottoposto a scansione. Quali sono i parametri fondamentali che devono essere controllati? Lo chiedo ai due Marco, visto che Simone è andato di nuovo giù. Vai Marco, inizia pure tu. Sì. Allora sì, sicuramente sempre il discorso del tempo di risposta del server è fondamentale. Io vedo siti che faccio il test e poi vado a vedere, magari ti ho detto si aspettano di installare un plugin che faccia il miracolo, poi in realtà hanno il tempo di risposta del server di 2 secondi e mezzo, cioè è lì ci fai poco, perché con un server con un'alta latenza così effettivamente c'è poco da sperare, quindi quello è fondamentale. Quindi il discorso dei parametri, sicuramente il largest content full pint, il first content full pint e il time to interactive sono i tre parametri più importanti da andare a vedere. E poi il discorso, lui ti dice, se vai ad esempio su Google PageSpeed, ti dice il thread principale è stato bloccato dagli script per 8 secondi. Ecco, andate a vedere quel valore lì, perché ci sono siti che ad esempio vengono flaggati con 10 secondi di blocco da parte degli script, e lì cioè, già si capisce tutto, cioè una tonnellata di JavaScript che ti blocca la pagina per secondi, quindi dove vogliamo andare, lì va ottimizzato tutto. Ok, Simone, due metriche, due al volo che sono da guardare. Guarda, anche noi ci basiamo completamente principalmente sui core Web Vitals di Google, quindi usiamo tantissimo Lighthouse per testare i siti, ma una cosa importante è che appunto non bisogna fare questi test con i siti sotto carico, perché il server durante un benchmark del sito risponde in un modo, finché ce l'abbiamo in produzione. Quando abbiamo già 100 utenti, 1000 utenti, 10.000 utenti sul sito che navigano, ovviamente fare i test tipo quelli di PageSpeed ci danno risultati completamente diversi, perché appunto il server risponde in modo diverso. Quindi è molto importante usare magari anche qualche strumento extra. Noi usiamo ad esempio Load Impact, adesso si chiama K6 mi pare, e per appunto simulare utenti sui siti in sviluppo per poi andarli a testare e rilevare queste problematiche. Questo aiuta tantissimo. Come? Un test di carico. Sì, esatto, perché poi cambia completamente il punteggio di Lightspeed, perché mentre una volta venivano fatti dei punteggi in percentuale basati su dei check, questo c'è, questo c'è, questo non c'è, adesso vengono fatti proprio sul tempo di elaborazione della CPU, sul ritardo e via dicendo. Inoltre lo usiamo perché Google sta spingendo tutto molto sulla user experience. I Core Web Vitals ci danno dei parametri che riguardano molto la user experience su un sito. Ad esempio il Cumulative Layout Shift, che sarebbe quel parametro che ci dice quanto il sito si modifica in forma e posizione man mano che si carica. Ovviamente più lo fa, più dannoso per l'esperienza utente. Quante volte vi è capitato su mobile che vi si apre una pagina, state per cliccare, si carica l'immagine e vi va giù il bottone? Quella cosa lì Google la odia e diventerà sempre più importante per quel punteggio di ranking che verrà usato anche per la SEO, perché la user experience oggi fa parte della SEO.
ed è anche importante misurare con uno strumento oggettivo in modo continuativo, perché un conto, e lo facciamo adesso, in questo momento, ma tutti i giorni dobbiamo misurare le performance del nostro sito, e soprattutto dovremo avere queste metriche storicizzate per capire quando è nato un problema, no? Per poter tornare indietro e quindi identificare qual è stata la causa. Visto che è gratuito, lo spiego. Speed.host.it è uno strumento gratuito che potete utilizzare. Registrate, censite tutti i siti che volete, quindi limitati siti, è gratuito, lo sarà per sempre, non c'è un upselling, non c'è nulla, quindi lo potete usare. Ogni giorno Speed, in modo randomico, va a misurare le performance del vostro sito e quindi salva tutte quelle metriche di cui parlavano Simone e Marco e ve le storicizza, e quindi potete vedere fino a 12 mesi, no, nel passato, come si è evoluta la performance del vostro sito, dei vostri siti web. E quindi per farvi uno specchietto di come state andando e cosa dovete migliorare e dove. Ecco. Riprendo uno dei temi che sono venuti fuori nei commenti. Le CDN, le Content Delivery Network, sono sempre in voga quando si parla di velocità, di performance, di tempi di risposta, e un nome tra tutti, e quello forse più famoso e più utilizzato, è Cloudflare. Ma a cosa serve una CDN, Simone? Beh, allora, la CDN praticamente nasce con lo scopo di fornire i dati che costruiscono la pagina web, quindi le risorse, dal punto più vicino all'utente e in modo distribuito, quindi per avere migliori tempi di risposta. E questo praticamente, migliori tempi di risposta indipendentemente da dove sia io che navigo, da dove è l'hosting, dove risiede il sito. Quindi la CDN va a prendere i dati che compongono il sito, li vanno a distribuire nei vari POP attorno al mondo, i famosi punti di connessione, ovviamente a seconda se ci sono delle server farm lì, e consente di ottenere il dato da un punto più vicino a dove sono io. Adesso le CDN si sono molto più evolute, quindi fanno effettivamente del vero caching di questi dati e creano anche dei layer di protezione, perché avendo il controllo delle risorse che costituiscono un sito web, possono ad esempio attenuare comportamenti malevoli come i DDoS, oppure permettere delle cache sempre più aggressive, oppure semplicemente aiutarci a portare il nostro sito dall'altra parte del mondo. Quindi, finisci? Quindi ci permette di velocizzare il caricamento del sito web, però in alcune situazioni non è detto che funzionino sempre o non è detto che siano sempre necessarie. Se ho un sito in Italia, in un hosting in Italia e i miei utenti sono italiani, probabilmente passare per una CDN ci introdurrebbe un po' di ritardo che sarebbe ininfluente se invece vogliamo mandare il nostro sito nell'hosting italiano in Australia, per dire. Quindi certo, in quel caso invece avremo un effettivo guadagno di tempo, un minor lag per ottenere la costruzione della pagina del sito. Biagioni, per attivare una CDN ed avere dei benefici concreti, è sempre necessario avere un plugin o non serve per staticizzare delle risorse? Di norma sì, perché Joomla alla fine non permette di andare a riscrivere automaticamente le varie URL degli assets che vengono caricati, quindi sì, ad esempio il mio plugin ha questa funzione che in pratica permette appunto di scegliere la tipologia, ad esempio immagini, script, CSS o anche tutte insieme, e andare proprio automaticamente a riscrivere il link e quindi farli puntare ad una CDN esterna che quindi potrà utilizzare appunto le varie soluzioni di caching e vantaggi prestazionali vari che, come dicevamo prima, poi vanno analizzati caso per caso, perché non è detto che effettivamente utilizzare poi una CDN, far puntare e far caricare gli assets esternamente poi porti effettivamente a un vantaggio, a un beneficio. Infatti i vantaggi e la necessità la volevo chiedere a Marco Mangione.
Sì, io direi non seguite la massa, nel senso che quando un utente vuole velocizzare un sito, va su Google e cerca come velocizzare il sito, si trovano un sacco di articoli, dove la prima cosa è attivate la CDN, così, senza né leggere né scrivere. È sbagliato, nel senso che la CDN non vi serve a nulla se, ad esempio, il vostro server è in Italia, i visitatori sono italiani, non vi serve a nulla la CDN. Vi faccio un esempio. Negli scorsi mesi, per quasi 4 mesi, Cloudflare ha tenuto spento il suo POP di Milano. Questo significa che tutte le persone che hanno attivato Cloudflare con l'idea velocizzo il sito, ma i miei visitatori sono italiani, hanno avuto un peggioramento delle performance, perché tutto il traffico passava dal loro POP di Parigi. Vi faccio solo un piccolo esempio. Il lavoro da fare, come hanno detto prima Marco e Simone, è sul template, sui plugin, cioè è lato server che va lavorato, lato applicazione. Sì, lato applicazione facciamo l'80% del lavoro. Tramite la CDN facciamo nulla, a meno che appunto non dobbiamo portare il sito dall'altra parte del mondo, e allora sì, perché staticizzo il sito con un plugin che mi permette di farlo. Questo contenuto statico viene trasmesso alla CDN, ed ecco quindi che da New York io visito un sito Joomla caricando un HTML che mi viene erogato dalla CDN direttamente da New York, e quindi in questo caso assolutamente sì. Cloudflare ovviamente è sempre sulla bocca di tutti, perché è gratuito, ok, e perché con alcuni provider, come ad esempio noi, ha creato delle partnership, e quindi potendolo attivare con un click l'utente può in modo veramente semplice avere Cloudflare attivo. In più, con l'integrazione che abbiamo noi, c'è in più una funzionalità che si chiama Argo Smart Routing, che permette di trasmettere, quindi noi riusciamo a trasmettere a Cloudflare i dati, quindi i dati statici, in modo ancora più ottimizzato e veloce, cosa che con il piano gratuito che ci si attiva da soli non si ha, sia solo nei piani quelli a pagamento. Ok, quindi comunque, riassumendo, CDN sì, solo però quando serve. Tutto il resto dedichiamo quelle risorse a migliorare il sito, perché lì avremo i benefici. Grazie. E con Joomla abbiamo un buon aiuto, perché comunque anche chi volesse usarlo di base, parlo di Joomla 4, abbiamo un template di front-end da cui si possono imparare molte di queste strategie di ottimizzazione lato sito. Quindi poi, quando sarà rilasciato, usatelo come guida anche per ottimizzare i vostri template. Cassiopeia come template di front-end predefinito, ma come anche template da prendere a modello per sviluppare i propri. Direi che abbiamo fatto un bel po' di chiarezza oggi su diversi aspetti. Inizierei con le domande, ne faccio vedere subito una. Parlando sempre di velocità, in Joomla 4 ci sono novità specifiche per il mobile? Oggi chiaramente, come sottolinea Gianni, è sempre più importante per Google la parte mobile. Simone, vuoi rispondere? Beh, tu? Allora, di specifico direi no, perché non c'è più questa distinzione ad oggi tra mobile e desktop. Uno, perché comunque Google e tutti gli altri motori di ricerca per il posizionamento si basano sulle versioni mobile. Desktop ormai è un'utilità extra per chi usa il sito da desktop e va a finalizzare la navigazione desktop. Però per il mondo mobile, Joomla, grazie comunque anche all'implementazione di un nuovo set di API, di web components e tutto il resto, ci permetterà di poter connettere, quindi, il gestore di contenuti di Joomla con dei front-end, chiamiamoli così, specifici, che potrebbero essere anche delle app. Quindi risulterà molto più facile ottenere le famose PWA, risulterà molto più facile usare Joomla come sistema di alimentazione per i contenuti di un'app nativa. Infatti affronteremo il discorso web services in un webinar apposito, perché apre delle possibilità interessanti. Un'altra domanda: ci sono casi in cui è meglio non utilizzare questi optimizer, per esempio quando si utilizzano determinati framework o page builder o lavorano su livelli differenti? Questa la faccio a Biagioni.
Tecnicamente no, un optimizer, diciamo, può solo andare a migliorare, al massimo non fa niente, ecco. Diciamo che ho visto alcuni casi in cui, cioè, per assurdo, andare ad applicare delle ottimizzazioni andava magari anche a quasi peggiorare le performance, ma perché ci sono dei template che effettivamente caricano, un po' come accennava prima Simone. Cioè, il sito si muove talmente tanto, quindi caricano tante parti di codice con il JavaScript, che andandolo a ritardare va a peggiorare le performance e quindi il tempo di interattività della pagina. Quindi Google gli piace ancora meno questa cosa e ti dà ancora meno punteggio. Quindi c'è da stare attenti magari a dei casi particolari, però generalmente diciamo l'optimizer va sempre a migliorare le cose. Io un piccolo consiglio ce l'ho proprio per esperienza, perché ci sono tantissimi template e page builder che internamente hanno delle impostazioni di ottimizzazione e altri che hanno delle impostazioni di compilazione, ad esempio del codice SCSSS in CSS. Allora, quelle di compilazione vanno ovviamente tenute attive, perché fa parte proprio del template o del page builder. Quelle di ottimizzazione, per esperienza, ho notato che è meglio tenerle disattivate e usare un optimizer, ad esempio JSpeed, a valle di tutto. Provoca meno Perché errori. agisce a livello più globale, invece quello del Esatto. template si limita Esatto. esclusivamente a quelle parti specifiche. Rischia di Un'altra far domanda. più danno, esatto. Per l'estrazione del CSS above default, ci sono delle soluzioni interessanti che consigliate? Simone? Beh, allora, sicuramente chi comincia un po' a studiarsi il critical CSS va per ottenere questo obiettivo, quindi estrarre e utilizzare solo il CSS che compone la parte di apertura del sito. JCH tenta di fare questa attività, quindi ha un'impostazione per utilizzare ed estrarre solo una piccola parte di CSS per velocizzare il tutto. JSpeed di contro invece ha una parte di riduzione della quantità del codice, quindi giusto Marco va a eliminare quella parte in più magari di CSS o altro. Però poi ci sono delle strategie che vanno proprio fatte a livello di template, di costruzione del template. Anche proprio la creazione e come e quando chiamare i vari file CSS che compongono la pagina. Ovviamente se uno lavora con un CSS monolitico non riesce a fare questo lavoro qua fatto bene. Ad esempio uno creerà dei vari file CSS da caricare nel momento giusto durante la navigazione del sito. Però con i plugin è difficile, ci provano, ma tipo JCH ce l'ha questa impostazione, ma spesso rompe tutto. Ma sì, infatti anch'io, nel senso, ci ho studiato un Troppo. bel po' su questo aspetto, ma ho preferito alla fine non andarla nemmeno a inserire perché sono quelle cose che poi funzionicchiano. Quindi, cioè, la conclusione è che una cosa funziona bene o meglio che non ci sia. Quindi se poi Concordo. de deve andare a funzionare ogni tanto, a fare dei casini, è meglio che, cioè, alla fine indovinare il CSS in un sito dinamico fatto con un CMS è quasi diciamo impossibile. A quel punto sta più a chi insomma gestisce il template e magari farsi un file separato con veramente gli stili che sa essere fondamentali proprio per il caricamento e al limite andarsi a escludere quel file dalla compilazione, non lo so, ecco. Magari un'idea già più fattibile e concreta potrebbe essere quella. Ok, l'altra domanda è più che altro di tipo logistico, se c'è già un programma dei prossimi appuntamenti. Di volta in volta annunceremo quella che è la sessione successiva. Direi che per oggi siamo andati un po' lunghi, però l'argomento era molto interessante. Tirando le somme, abbiamo un Joomla 4 che necessita magari di meno plugin, che include una serie di strumenti per essere più ottimizzato, come abbiamo detto, Bootstrap 5, un codice PHP già più moderno e funzionante, diciamo, sulle ultime versioni di PHP 7 e di PHP
8, il core è già compatibile, la cache nativa e non l'abbiamo detto, ma Joomla già dalla versione 3 supporta anche dei sistemi di cache diversi, come per esempio Redis, che può essere utile anche per velocizzare la gestione delle richieste, no? Sì. Però Luca, tutte queste cose che hai detto mi fai venire in mente una cosa, è che sono tutte cose che WordPress non fa nativamente, che non ha. Ma ci sono dei plugin. C'è un plugin per tutto. Quindi... Va bene, quindi un'agenzia, uno sviluppatore utilizzando Joomla dovrebbe avere già tutto quello che gli serve, risparmiare tempo, no? Simone, tu sono 15 anni che usi Joomla per lavoro, sì, no? Ormai abbiamo, presumo, no? No, lo confermo, perché abbiamo un toolset chiamato così di plugin ed estensioni che usiamo su Joomla, e nel 90% dei siti utilizziamo sempre quelli, proprio quel set, quella quantità da tanti anni. Invece quando si usa un altro CMS, ma non voglio fissarmi solo su WordPress perché magari ormai ha anche un pubblico diverso, ma come per un Prestige o per un Magento o tutto il resto, l'avere nel core così tante funzionalità effettivamente ti fa risparmiare. Se poi sono molto modulari, gestite e hanno l'accendi spegni come in Joomla, non vai neanche a caricare sforzo sui developer, perché poi uno dice core complesso, i developer impazziscono. Invece Joomla è super Chiaro. Modulare, non c'è questo problema e nessuno si può pigliare a dire che è un core pesante perché ha troppa roba, perché posso spegnere tutto volendo. E soprattutto il tempo da dedicare agli aggiornamenti è inferiore rispetto a WordPress, per cui escono aggiornamenti ogni 2x3. Diciamo pure che il fatto di avere una serie di strumenti, una cassetta degli attrezzi o un coltellino svizzero all'interno del core ci dà la possibilità di avere degli strumenti che sono già pensati per lavorare insieme e non dobbiamo andare a mettere una serie di plugin che probabilmente in alcuni casi possono andare in conflitto l'uno con l'altro. Faccio due nomi, Jetpack e WP Rocket, per esempio. Quindi le domande, ci sono giusto due altre domande, vediamo, Joomla 4 avrà comunque bisogno di questi optimizer o avrà qualcosa integrato? Diciamo che il template di base è già ottimizzato perché è stato pensato, è stato sviluppato tenendo a mente quelli che sono i requisiti di performance di Google, i Web Vitals e tutte, diciamo, quelle metriche d'oro. Gli optimizer continueranno ad esserci. Io so già che Marco ha già sviluppato il suo JSpeed anche per Joomla 4. Sì, quindi... certo, è già pronto anche per Joomla 4. Chiaramente ci sarà ancora bisogno di andare a utilizzare gli optimizer, perché al di là, diciamo, di questo discorso del lazy loading che facevamo all'inizio del webinar, però comunque sia il codice può essere ancora ottimizzato allo stesso modo che con Joomla 3, poi specialmente se si va a utilizzare dei template di terze parti che non sono fatti con i criteri già ottimali rispetto a quella ad esempio di Joomla, il Cassiopeia nuovo, quindi sì, il discorso non cambia. Sono dei salvagenti comunque. Esatto. Avremo ancora bisogno di imparare ad utilizzarli sicuramente e conviverci. Certo. L'ultima domanda. Arrivo tardi, un editor di blocchi tipo quello di WP. In realtà in Joomla 4 ci sarà ad un certo punto non Gutenberg ma un layout builder che fa parte di un progetto di Google Summer of Code, quindi so già che c'è qualcosa che bolle in pentola, appena si saprà qualcosina in più magari ne parleremo. Questo, diciamo, al momento invece cosa si può usare al momento in attesa? Qualche page builder, ma comunque Joomla è modulare e in un template puoi aggiungere le posizioni modulo dove ti pare e puoi piazzare dei moduli che fanno alla fine la stessa cosa che fa un qualsiasi template framework, esatto, come Helix o Uteam Pro o qualunque altro template framework. Direi... Il materiale per i prossimi webinar ne abbiamo un sacco praticamente. Sì. Beh, sì. Per oggi diciamo che il nostro tempo è finito perché siamo andati anche un po' lunghi. Io oltre. Voglio,
Vi voglio ringraziare per essere stati con noi. Il prossimo appuntamento è per venerdì prossimo. Se vi iscrivete al canale vi arriverà la notifica e poi pubblicheremo come oggi, vi invieremo via mail come oggi il link dello streaming. La settimana prossima parleremo di accessibilità. Joomla 4 sarà di default accessibile e venerdì prossimo parleremo anche con dei membri direttamente dal Joomla Accessibility Team globale. Quindi io vi voglio ringraziare, ringrazio i nostri ospiti, ringrazio i nostri spettatori, è stato un Grazie a piacere tutti. Grazie averti con noi e ci vediamo venerdì prossimo. a tutti. Grazie. Grazie a Ciao. tutti Ciao, davvero. ciao, ciao, buona parola. Ciao, ciao. Ciao, ciao.